Ok, continua la seconda parte, c'ho questa limitazione qui nel record della registrazione che mi dà solamente alcuni minuti e ricomincio da dove ero arrivato. Allora, stavo dicendo che qua ogni tanto in questo tratto di strada passa qualcheduno all'impazzata e non tiene la carreggiata e ti punti i fanali addosso e mi è successo che sono dovuto uscire di strada per non andare a sbattere contro un SUV. E un'altra cosa, che ci sono anche camion che viaggiano nell'oscurità e hanno un fanale solo nel mezzo, e hanno messo un fanale solo nel mezzo e a primo acchito sembrerebbe di incrociare delle moto, per cui sono pericolosissimi, devi tenere proprio, devi stare sul cordolo nella strada al buio e andare veramente a piano, perché devi essere pronto a buttarti fuori strada per non andare addosso a qualcuno. Ecco, questo è un po' l'emozione di viaggiare in questi posti. Ogni tanto c'è qualcuno che viaggia di notte, però vi assicuro che avendo fatta la strada andando in là di giorno non ci sono posti o villaggi dove fermarsi, ogni tanto c'è qualche baracca, ci sono delle piantagioni di palma da olio in giro e questi qui sono quelli che lavorano in queste piantagioni, vivono in dimore molto semplici. Chiaramente ci fosse stata anche una baracca, un posto d'accoglienza dove fermarsi, io mi sarei fermato, non sarei tornato indietro, poi sarei andato di giorno nelle montagne. Le montagne comunque le ho viste, sono arrivato al capolinea e ci sono arrivato. Mi tocca tornare indietro nell'oscurità, nel buio, e tra le altre cose, ecco, proprio all'estremo di questo posto qua non va neanche la linea dei cellulari, per cui il mio GPS, che è basato su Google Map, lì non riusciva a funzionare, all'estremità non riusciva a prendere. E poi comunque questa strada è segnata fino a un certo punto, poi la parte nuova che ho fatto, che continua, non c'è ancora sul Google Map, la parte serrata fino ad arrivare al guado del fiume dove sono giunto io non c'è. Ecco, chiudo qui, ecco, era più forte di me, non sarei riuscito a tornare indietro senza registrare le mie impressioni. Chiudo qui e finalmente ho ritrovato quello stalker che è in me stesso. In fondo io sono arrivato nel Bornio per andare in questo posto, era il mio sogno andare a finire dove non c'è nulla. Oggi mi sono fermato, ecco, non ci sono, la cosa che fa più paura qui è che non ci sono neanche punti per fare il rifornimento. Io adesso non ho però occupazioni perché ho con me anche delle taniche e sono riuscito a fare il pieno, ecco, ho trovato una baracca di uno tutto tatuato, un indigeno qui del posto, che aveva delle bottiglie con dentro del petrolio, lui lo chiamava petrolio, adesso penso sia benzina poco raffinata, infatti dal colore io non me ne avevo neanche accorto, pensavo, siccome quello vendeva anche bevande, io pensavo fossero delle bottiglie di tè, perché hanno quel colore che sembra tè, in realtà erano delle bottiglie di carburante, per cui ho rimboccato la moto fino all'orlo e ho con me due tanichette, per cui non ho il problema di poter, se non mi si spegne la moto, non ho il problema di poter tornare alla civiltà. Ecco, adesso io qua sono nello sterrato, sentite tutto questo scivolare, qui ci sono anche dei cani, ecco,
senza la vista, appena appena non si è visto niente. Ecco, ci sono, adesso cercherò di fare luce qui perché provo a far vedere le baracche come è qua al posto. No, mi dispiace che non riesco a farvi vedere niente. Guardate questo posto qua, adesso ve lo descrivo, non si vede nulla, ve lo descrivo il posto. Devo stare attento a non far spegnere la moto perché, come vi ho detto prima, uno mi stava venendo addosso, mi sono buttato fuori strada e mi si è spenta la moto, non so, probabilmente è entrato dell'olio sulla candela, non so cosa è successo, non mi ripartiva più, ho faticato mica da ridere. Qua ci sono qui delle palafitte che avranno diverse decine di danni, forse adesso non voglio esagerare, magari anche 100.